Buonasera, buonasera, benvenuti. Inizia con questo pomeriggio l'iniziativa Economia della Solidarietà. L'altro giorno un amico, proprio perché siamo immersi in questa guerra che c'è scoppiata davvero addosso, colpendoci anche emotivamente, mi ha detto, ma essendoci la guerra, cosa succede? Parleremo molto di quella e poco dei temi che invece dovrebbero essere proposti? Ma gli ho detto, direi no, direi che parleremo dei temi. Poi riflettendo però mi è venuto in mente pace e guerra, quella predica, qualcuno l'ha anche mandata, San Bernardino da Siena nel 1425 predica sul corso, il corso che arriva fino a Piazza del Campo, e curiosamente uno dei fedeli che gli sta sempre dietro, una sorta strana di stenografia, riprende parola a parola di quello che dice, e San Bernardino parla di un affresco famoso di Siena, quello che si chiama l'allegoria del buon governo e del cattivo governo nel palazzo pubblico. Al primo piano di questo bellissimo palazzo in Piazza del Campo, e parla di pace e di guerra, non parla di buon governo e di cattivo governo, ma di pace e di guerra. E quando parla di pace, illustrando quello che Lorenzetti ha dipinto con il buon governo, parla di ordine e di armonia diffusa, parla di santa pace e concordia. Invece quando illustra l'altra parte dell'affresco, quella appunto del cattivo governo, parla di guerra e le parole che usa sono: ogni cosa che altro fa, fa con paura. Quindi il disordine e la violenza, che significa ognuno per sé. Mi sembra che ci siano degli elementi fortissimi di comunanza con i temi che affrontiamo dell'economia civile, perché appunto l'economia civile si basa su ordine e armonia diffusa, rifugge il disordine, la violenza, ognuno per sé. C'è poi un'ulteriore frase con cui si chiude drasticamente la predica. E però, perdonando, finisci e distruggi la guerra. Cioè, se vai contro queste logiche, riferendosi appunto alla parte della guerra, se contrasti in maniera netta, totale, ti metti da un altro punto di vista, in un'altra ottica, smonti questo meccanismo di guerra, perché perdonando annienti la logica di paura e di fare ognuno per sé che è alla base di questo disordine, di questo contrasto. Ecco, è con questo invito che vorrei iniziare questa iniziativa, e chiamo la nostra relatrice, che è Beatrice Cerrino, che è una studiosa di Antonio Genovesi e che ha una grande esperienza anche di insegnamento, perché è docente della scuola superiore, ha fatto un dottorato di ricerca in economia civile, ha lavorato con Vicino Bruni, uno degli economisti che l'ha fatta risorgere questa economia civile in questi ultimi anni, e l'ha riportata all'attenzione scientifica internazionale. Alla nostra Beatrice chiediamo, ecco, di accompagnarci in questo viaggio alla conoscenza di come nasce l'economia civile e di quanto sia il frutto maturo di una lunga storia, è quella dell'umanesimo italiano,
e che è quella dei francescani alla ricerca di una autenticità evangelica nella povertà, e di quanto sia connessa alla vita civile delle nostre singole comunità. Lo vedremo oggi pomeriggio con lei, e spero che vorrete poi partecipare, intervenire e fare vostra questo cammino appunto di discipoli. Grazie. Grazie delle parole introduttive, anche sì, parlare oggi di qualsiasi argomento, guardando anche solo qualche momento la televisione, è abbastanza imbarazzante, impegnativo, perché uno dice davanti veramente a queste persone che muoiono, questa guerra scellerata, dici che cosa dicono. Anche ieri mi arrivavano notizie da Jan che è a Kiev, da Olena, Ucraina, che è a Roma, e nello stesso tempo leggevo di Giovanni che è in Russia, di Menta che è in Russia, che quindi vivono, ecco, il disagio anche di questa efferatezza anche con cui si è invaso l'altro territorio, quindi fare anche discussioni adesso. Però perché parlare di economia? Cioè, e anche, dicevamo ieri col professor Bruni, è anche così difficile parlare di economia, perché all'economia in questi giorni si fa fare la parte del cattivo, no? le sanzioni che sappiamo affamano prima di tutto i più poveri, no? Perché chi risente in maniera più forte, immediata, sono magari i poveri della Russia, che non riescono più a comprare il cibo, non sicuramente magari i grossi magnati che comunque hanno le loro risorse. Quindi diciamo che oggi davvero questo fermarci a dire bene dell'economia è anche un po' andare a ripescarla nelle radici più profonde e andare a vedere che cosa ci può suggerire per il quotidiano. Non vi dico subito che questa settimana sono stata parecchio impegnata, perché tra le altre cose aiuto appunto il professor Bruni e altri economisti ad accompagnare questo processo di giovani che si chiama Economy of Francesco. 2 anni fa, non so se l'avete sentito, Papa Francesco, che ormai è un leader che va al di là dell'ambito soltanto cristiano-cattolico, perché anche con la sua Laudato Si è posto in diretta linea contemporanea con l'Agenda 2030, sono uscite lo stesso anno, e quindi anzi lui è stato addirittura un attimino più ardito e più esigente negli impegni che chiede nella Laudato Si. Quindi a un certo punto, 2 o 3 anni dopo, proprio per dare un impulso a quella richiesta che lui aveva fatto nella Laudato Si, di superare quella logica dell'economia che uccide, ha scritto una lettera molto appassionata ai giovani economisti, dicendo forse sono i giovani che possono prendere le redini del futuro, perché l'idea iniziale, ci avevano raccontato, era di fare un'assise mondiale di premi Nobel dell'economia, come era stato l'incontro che Giovanni Paolo II aveva fatto con i leader religiosi ad Assisi, vi ricordate, quando erano tutti schierati nella piazza della Basilica a chiedere la pace, no? Già allora. E lui allora poi a un certo punto ha cambiato idea, ha detto no, i giovani, e quindi ha scritto questa lettera chiedendo a loro un impegno per un'economia diversa. Questi giovani dovevano incontrarsi con Papa Francesco il 28 marzo 2020 in Piazza San Pietro. Voi vi ricordate che il 27 marzo Papa Francesco era in quella Piazza San Pietro deserta a implorare la fine della pandemia, però i giovani non si sono lasciati scoraggiare, hanno iniziato a incontrarsi nel web, dove adesso abbiamo imparato tutti, no? A muoverci abbastanza agevolmente, Zoom e contro Zoom, quindi qualche cosa si è riuscito a fare, anzi molto, no? Quindi i giovani sono partiti a raccontarsi le loro iniziative, a farne partire. Allora vi racconto l'ultima, perché
oltre all'impegno magari di raccogliere cibo, vestiti in tutti i posti dell'Europa, noi che siamo vicini invece a mandare soldi da altri posti, ad accogliere profughi, perché già una di queste ragazze ci mandava la foto del suo bambino e di un bimbino ucraino che hanno già accolto in casa ieri, che piantavano i fiorellini nella... Quindi c'è stata dappertutto una catena di solidarietà, ma non sono riuscita ad aprire internet, ma volevo farvi vedere perché alcuni di questi dicevano non possiamo fare niente, però per esempio hanno lanciato una campagna Less Gas for More Peace, meno gas per più pace, no? Dei piccoli impegni quotidiani che poi magari vi passo e fate girare, perché sono piccoli accorgimenti, magari non solo spegnere la luce, diminuire il tempo della doccia, controllare di spegnere i led, andare in bicicletta o in mezzi pubblici, cioè sono piccole cose però che richiamano l'attenzione personale, perché anche ogni momento della nostra giornata, anche se non accogliamo nessuno, anche se non stiamo andando a portare la spesa per chi ha bisogno, però possiamo fare quei piccoli gesti. Ecco, io questa settimana sono stata impegnata così e allora dicevo guarda, è il nostro modo di dire bene dell'economia, ma perché possiamo dire bene dell'economia e perché Andrea parlava di questa via mediterranea all'economia? Perché c'è, no? Questo signore che vedete lì messo di traverso è Antonio Genovesi, no? Che abbiamo un po' definito il padre dell'economia civile, colui che per la prima volta, no, ha usato economia civile nel titolo del lavoro che faceva per le sue lezioni in questa cattedra di commercio e meccanica che Bartolomeo Intieri gli aveva attribuito nel Regno di Napoli, siamo negli anni 50, 54 per la precisione, del 1700 a Napoli, quando Napoli era una fiorente città che stava ritrovando l'indipendenza, si stava preparando la Repubblica Partenopea, quindi era un momento di grande splendore. Lui avanti, quindi nel tentativo di percorrere la carriera classica, no? Di cominciare a insegnare argomenti di logica, di metafisica, passare alla teologia, è stato un po' ostacolato perché era un personaggio un po' all'avanguardia di quelli che davano un po' fastidio alla controriforma che invece dominava in quei momenti nella chiesa di quel tempo, e quindi lui dice da metafisico divenni mercatante, perché questo Bartolomeo Intieri intuisce la genialità di quest'uomo e gli propone questa avventura di insegnare economia. Quindi l'economia civile, diciamo come nome, nasce lì, però nasce, se voi pensateci bene, no? Se tra voi magari c'è qualche economista, qualcuno che ha studiato economia, qualcuno che fa l'economista di professione, no, ecco, però se io vi dico economia, no? E a quale nazione pensate, a quali studiosi pensate? Non ditemi a Genovesi perché tanto non ci credo. No, un nome, due. Keynes, ecco, Keynes, diciamo, ma se pensate alle origini dell'economia, andiamo un po' giù, vediamo la prossima slide, l'economia come scienza, no? In che secolo la collochiamo l'origine dell'economia come scienza? Eccolo qua, è lui, tra. Adam Smith, no? Allora, Adam Smith, siamo in Scozia nel 1776, quindi prima vi ho detto 1754, quindi i manuali, io ve lo dico, io ho insegnato economia per più di 25 anni nelle scuole, i manuali dei ragazzi dicono l'economia come scienza nasce, qualcuno me lo confermi, con la cattedra di Adam Smith, filosofo morale, perché nessuno degli economisti, i primi economisti scienziati di economia sono nati economisti, sono nati filosofi, perché lui era un filosofo morale, infatti la prima opera di Smith è la teoria dei sentimenti morali, no? Dove anche lui ha tutta una riflessione sulla simpatia, sul rapporto tra le persone, però sicuramente
quando si rivolge all'ambito economico dopo un viaggio in Francia, dove ha approfondito le sue idee, sicuramente matura quel pessimismo antropologico di cui noi l'abbiamo fatto il portabandiera, perché questa frase, no, della teoria della ricchezza delle nazioni dice: non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che tu avrai il tuo pranzo. Beh, veramente oggi non è proprio vero, perché vuol dire che oltre all'interesse c'è anche la benevolenza e la cura del fornaio dove mi hanno portata a mangiare, che voi sicuramente conoscete, però questi sono fornai civili. Invece qui il fornaio è pensato soltanto come colui che ti vende il pane, ti vende la birra, non per farti un piacere, per sollevarti dalla tua indigenza, ma per il suo interesse. Smith dice self-interest. Il self-interest delle singole persone agenti sul mercato viene equilibrato da una sorta di provvidenza laica che lui chiama la mano invisibile, che mette in ordine i vari interessi individuali che vanno a comporre il bene comune, ma non intenzionalmente, perché intenzionalmente io faccio gli affari miei. Poi l'equilibrio del mercato, il benessere, viene fuori come, loro dicono, byproduct, side effect, effetto collaterale, non sicuramente voluto. Quindi la domanda che io mi faccio all'inizio: l'homo economicus, che noi vediamo protagonista indiscusso della scena economica dei nostri libri di testo, è questo tipo di uomo che, come modello antropologico, possiamo dire segue il modello che vediamo anche oggi, no? Dell'homo homini lupus di Hobbes. Che cos'è il mondo? Bellum omnium contra omnia, no? Cioè, quindi proprio la guerra di tutti contro tutti, lo stiamo vedendo in questi giorni più che mai, no? Allora, così, noi abbiamo identificato, adesso io appunto vi faccio questo discorso, ma voi vedrete che non è che è una sorta di buoni e cattivi, questi e quelli, perché gli economisti civili, vi ho poi portato a vedere un libro che ieri sera hanno presentato Bruni Zamani e un giovane studioso Paolo Santori, Una storia del pensiero economico, dove una lettura in chiave civile si fa di tutti i maggiori economisti, anche quelli che noi presentiamo come economisti mainstream, cogliendo quelle sfumature che li possono avvicinare a questa lettura, perché non c'è un modo sbagliato e un modo giusto di vedere l'economia, c'è un modo di vedere l'economia che ha portato a certi risultati, che però presenta certi limiti che soprattutto nel momento attuale stanno diventando dei limiti insormontabili, che non si può andare avanti così, perché ci siamo arrivati a livello guardia nell'ambiente, siamo arrivati ad avere sempre maggiori disuguaglianze tra gli stati e all'interno dello stesso stato tra le persone, e quindi, e poi siamo arrivati anche appunto a non riuscire comunque a mantenere quell'equilibrio pacifico mondiale che sarebbe indispensabile per avere anche tutte le altre diciamo le altre variabili economiche stabili in maniera più definitiva. Poi abbiamo visto quanto la pandemia inaspettata e soprattutto difficile da governare abbia ulteriormente aggravato questi elementi di crisi che già erano evidenti dopo la crisi del 2008. Quindi, che cosa dice, vai pure alla prossima, ecco, perché noi possiamo parlare di economia civile? Appunto perché Genovesi sceglie questa parola civile, e civile che cosa ci richiama? La civitas romana aveva come caratteristica quella
dell'inclusività. Voi sapete che, a differenza della polis greca, che i cittadini della polis greca erano solo gli uomini adulti, maschi, liberi, difficilissimo ottenere la cittadinanza, la Roma si è comportata in maniera molto diversa. Tutti i popoli appena conquistati ottenevano la cittadinanza romana, quindi sicuramente una maggiore inclusività. Quindi economia civile, proprio per sottolineare questo aspetto di un'economia che cerca nel mercato il mutuo vantaggio, la mutua assistenza. Vada pure avanti. Ecco, ed è l'economia, dice Genovesi, la scienza della pubblica felicità. Dice Achille Loria, un economista dell'inizio del Novecento poco conosciuto: tutti i nostri economisti si occupano non tanto, come Adam Smith, della ricchezza delle nazioni, quanto della felicità pubblica. Attenzione, felicità pubblica e non privata, e questa è la differenza fondamentale, cioè si cerca un'armonia, una convivenza sociale equilibrata, dove si va a cercare la relazione per la mutua assistenza, il mutuo vantaggio. Qui c'è un'altra frase, poi ve la lascio, di Pecchio, che sottolinea un po' prima, nell'Ottocento, lo stesso concetto. Non è solo in Italia che si parla di economia, di felicità pubblica. In Italia troviamo dei cenni in Verri, Muratori, in Vasco, Bianchi, Poletti, Palmieri, sono tutti autori che in qualche modo, vedete, la felicità è presente, ma anche, andiamo avanti, in autori francesi come Condorcet, come Rousseau, come Turgot, parlano di felicità pubblica, e anche qualcuno in Inghilterra, Thomson, Gray, Human Happiness, John Gray, anche lui parla di human happiness, però diciamo questo discorso sulla felicità in Inghilterra, vedremo, verrà poi ripresa da un economista del Novecento, Richard Esterlin, che parla poi dei paradossi della felicità, poi ve ne parlerò più avanti. Comunque questo studioso che dopo la metà del Novecento riprende questa attenzione sulla felicità e fa questi studi che portano a dire, a cercare una relazione non lineare tra l'aumento del reddito e l'aumento della felicità. Lui sostiene che non è vera quella frase, più si è ricchi più si è felici, poi vedremo magari di approfondirlo meglio. Ecco, però diciamo, la felicità come la intendevano i contemporanei di Genovesi non è la felicità degli inglesi. La felicità degli inglesi è un'altra cosa, vado pure avanti. Voi sicuramente avete sentito di Bentham, parlare di Bentham. Bentham è nella storia del pensiero economico colui che inventa il concetto di utilità, tant'è che si parla di utilitarismo come corrente economica che da lui deriva. Cioè, l'obiettivo dell'uomo è evitare i dolori, massimizzare i piaceri. Quindi c'è una valutazione in termini quantitativi, ma anche in termini proprio morali, cioè il piacere cercato, l'edonismo cercato come obiettivo in campo economico. Andiamo pure avanti. Ecco, quindi la visione edonistica porta a quella homo economicus che cerca la propria realizzazione, cerca il possesso, cerca la massimizzazione del profitto, famosa, no? Che è diventata lo slogan degli obiettivi economici segnalati dal mainstream. Allora diciamo che noi troviamo però che il mondo sotto le Alpi, anche un po' diciamo per la differenza che c'è nel pensiero
pensiamo che tutto il nord Europa è stato molto influenzato dalla riforma protestante, quindi tutta da una visione particolare sia dell'uomo sia dell'economia, mentre noi sotto le Alpi siamo più influenzati dalla controriforma. Però diciamo che il pensiero economico va indietro a cercare le radici della felicità. Andiamo pure avanti. Ecco, la pubblica felicità è qualcosa di diverso dall'utilitarismo. Cioè, io certo che imprenditore, pensate, oggi girando solo un pochettino qui per Borgo San Lorenzo, vedevamo quanto sono stati fondamentali per tutte queste piccoli paesi, ma anche per città come Firenze, come Fiesole, come Siena, i mercanti, no? Quindi i mercanti hanno portato il benessere e insieme al benessere hanno portato anche la pace, no? Quello che i mercanti facevano era proprio cercare di fare spazio oltre le guerre, no? Quindi hanno portato sicuramente benessere e quindi ricercavano il profitto, però diciamo che nell'economia sotto le Alpi l'utilità ha un ruolo secondario, cioè il ruolo veramente fondamentale nella ricerca umana è la fioritura umana, quella che in inglese chiamano human flourishing, tant'è che la filosofa Martha Nussbaum, quando deve tradurre felicitas dei romani in inglese, non la traduce happiness, perché la happiness degli inglesi ha proprio uno strettissimo legame con l'utilitarismo, con la sorte, con la casualità, e non sicuramente con quella fioritura umana che viene dall'esercizio delle virtù. Ed ecco che noi andiamo proprio a ripescare, andiamo pure avanti, facciamo una città, gli umanisti italiani, gli economisti civili, vanno indietro, vanno a cercarla nell'eudaimonia dei greci. Ecco, l'eudaimonia proprio che prima in Socrate, no? Il daimon, questo concetto fondamentale di Socrate che porta a ricercare quello spirito buono che c'è in me e che mi conduce verso il bene. Andiamo avanti, che poi in Aristotele, ecco, vedete qui vi ho citato la scuola di Atene, Platone e Aristotele, Platone più rivolto verso l'alto, quindi al mondo delle idee, Aristotele che cerca la felicità nel rapporto tra pochi amici e quindi in questa relazione eudaimonica, no? Andiamo pure avanti. Ecco, l'eudaimonia, la famosa porta a una relazione stessa con l'arete, con la virtù, no? Quindi eudaimonia è vita secondo le virtù. Ecco, allora, appunto, Aristotele diceva: che cosa distingue un flautista da un buon flautista? Da quelle caratteristiche che, se coltivate, conducono all'eccellenza. Ecco, l'habitus, un'azione costante e ripetuta, intenzionale, di fare bene le cose, no? Quindi diciamo che poi questa eudaimonia, questa relazione amichevole con gli altri, andiamo avanti, a Roma diventa felicitas publica. Voi sapete che i romani non sono stati grossi inventori nell'ambito economico, sono stati più dei giuristi, però sull'idea di a che cosa doveva servire l'economia ce l'avevano scritto chiaro sulle loro monete, no? La felicitas publica, no? Ecco, felicitas proprio è una parola che rimanda alla generatività della vita. Felix, fecundus, ferax,
e vedete femmina, vedete sulla moneta la donna prosperosa che porta in mano i frutti della natura, quindi sicuramente un'idea legata alla fertilità. Il bambino che sconfigge il Leviatano, vediamone ancora una moneta. Ecco, vedete la felicia tempora e i bambini che giocano, no? Andiamo avanti. E c'è ancora la Felicitas pubblica, no? Quindi diciamo che c'è questa storia che ci accompagna dall'Eudaimonia di Aristotele, la Felicitas dei Romani. Allora andiamo avanti e io vi lascio solo una provocazione, un'idea di un approfondimento, perché ovviamente se noi parliamo di economia civile non stiamo dicendo economia cattolica, economia religiosa, perché tanti dicono l'economia civile è qualcosa che è nata in seno cattolico, un po' una rilettura della dottrina sociale della Chiesa, sono alcuni economisti che hanno fatto, che ne so, le cooperative sociali legate al mondo cattolico. In realtà è un po' un fraintendimento. Io anche qui in terra toscana so che lo spirito laico è sempre anche molto dominante, quindi non vorrei mai che si pensasse, anche per questa slide che vi ho proposto, che io voglia fare un discorso diciamo clericale o diciamo di parrocchia, però vi suggerisco questo libro perché è molto interessante, anche molto critico nei confronti del cristianesimo, però è una rilettura, un percorso per l'economia molto interessante. Luigi Nobruni ha ripercorso questa via, no? Come il capitalismo è nato dal cristianesimo e come lo ha tradito. Cioè andare a cercare nel cristianesimo, nell'idea contenuta nei Vangeli e diciamo addirittura nella Bibbia, nei Vangeli, in tutto il Nuovo Testamento della ricchezza, vedere come ha influenzato i secoli successivi e come in qualche modo è stato poi incorporato, tradito e diciamo ha preso vie diverse che hanno maturato esperienze varie di profondità, di adesione a quella che poteva essere la povertà al rapporto con le ricchezze, no? Vi faccio solo un piccolo esempio, qui vi ho riportato, no? L'episodio del giovane ricco che dice va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e segui. Il giovane se ne andò perché aveva molte ricchezze e dice quella famosa frase di Gesù: è più facile che un cammello passi dalla cruna del lago che il ricco entri nel regno dei cieli. Allora, leggendo profondamente quella frase, Bruni ha sviluppato tutto uno studio dei secoli successivi come un vedere se negli anni si è allargata la cruna o si è assottigliato il cammello, perché poi dicono che il cammello fosse una corda, no? Una corda, allora, perché per esempio, diciamo, già nel passaggio dal Vangelo così radicale, dateli ai poveri, gli Atti degli Apostoli già dicono, nessuno tra di loro era indigente, ma chi aveva di più vendeva i propri beni e il ricavato lo metteva ai piedi degli apostoli. Quindi già non era più un donare direttamente ai poveri, ma consegnare agli apostoli per il bene della comunità. Quindi, e poi vedrete che tra i primi cristiani ci sono delle diatribe profonde, perché per esempio Agostino arriverà a dire che la povertà deve essere una povertà interiore, una libertà dalla cupidigia per poter eventualmente dare, ma perché lui aveva anche i ricchi da tenere dentro le sue fila, no? E che
nella lotta tra Agostino e Pelagio, che aveva un'idea invece più radicale della povertà, vince Agostino, vince questa visione più, diciamo, morbida, tant'è che ricchi e poveri vengono accolti. Allora poi si vede come uno sviluppo del rapporto con il denaro e le ricchezze, che Bruni chiama di doppio binario, nel senso che, diciamo, che l'etica economica dei secoli dopo il cristianesimo, dopo l'avvento del cristianesimo, sono stati piuttosto una rilettura dell'etica romana con pochi correttivi. L'etica evangelica più rigorosa si trovava, andiamo avanti, nei monasteri, no? I monasteri che sono un esempio di fioritura economica molto importante, un po' sottovalutata in quanto a valenza economica, perché si sottolinea di più la valenza spirituale dell'attività dei monaci, e questa è indubbia. Però il monachesimo in ambito economico ha innovato moltissimo, intanto riportando il valore del lavoro manuale, perché voi sapete bene che fin dall'antica Grecia gli uomini maschi liberi non lavoravano, lavoravano gli schiavi e lavoravano le donne. Quindi il fatto che il monaco, anche l'abate, toccasse con le stesse mani la terra del pezzettino di orto che coltivava e l'ostia sacra che consacrava, era un ridare al lavoro una dignità molto grande che aveva perso nei secoli precedenti. Poi pensate al valore che hanno avuto le abbazie, basta che ci guardiamo qui intorno, nella conservazione della biodiversità delle foreste, pensate a Camaldoli, la diversità dei formaggi, dei vini, delle birre, tutto questo nasceva e si sviluppava intorno alle abbazie, tant'è che i famosi secoli bui del Medioevo sono comunque illuminati dall'apporto di queste abbazie e di questo nuovo modo di concepire il rapporto con la terra, con il lavoro. Anche lì la genuinità dell'esperienza monastica, diciamo che poi si perde abbastanza. A un certo punto i monaci di un certo rango si dedicano poi solo più alla contemplazione, al massimo a fare il lavoro degli amanuensi nella trascrizione dei libri, però magari alla coltivazione e alla produzione si occupano i monaci di rango inferiore oppure i conversi. Quindi diciamo che c'è un decadimento dello spirito monastico e a un certo punto arriva la figura di Francesco. Ecco, io proprio volevo arrivare a riprendere quel punto che tu, Andrea, toccavi. Andiamo pure avanti, cioè ci sarebbe tantissimo da dire di Francesco, però volevo sottolinearvi solo due particolari che ci servono per fare un collegamento con l'oggi, per poi tornare ancora un attimo invece a vedere quali sono i punti cardine del pensiero di Genovesi. Ecco, Francesco ha un'idea rivoluzionaria della povertà. Cioè, per Francesco, che ha fatto l'esperienza di essere ricco, che è stato mercante, cioè io ho letto in questo periodo un pochettino anche per ricerca delle storie affascinanti di mercanti, cioè i mercanti hanno portato la bellezza, tutto quello che noi abbiamo intorno in queste città meravigliose, e qui in Toscana veramente ogni angolo, no, ti parla di quella famiglia. Oggi entrando qui vedevamo gli stemmi, cioè tutto quello che hanno fatto i mercanti è straordinario, no? E sicuramente Francesco ha visto il bello di quel mondo, però ha visto anche il degrado che poteva portare se di quella ricchezza si faceva l'ideale della propria vita, no? Allora
che cosa, e poi ha visto una chiesa estremamente fastosa, estremamente arricchita, quindi diciamo che la sua scelta non è tanto di aiutare i poveri, ma di, lui dice, sposare Madonna povertà, cioè la sua altissima povertà era di una radicalità impressionante, cioè i francescani della prima ora, nella sua prima regola, non potevano possedere nulla, neanche il vestito che avevano intorno, neanche il convento dove vivevano, non potevano toccare il denaro, tant'è che dovevano portarsi dei ragazzini che raccoglievano il denaro che loro ricevevano in elemosina. Avevano chiesto con degli artifici giuridici impensati di essere equiparati ai pazzi furiosi, agli interdetti, agli incapaci, perché loro volevano nulla possedere. E questi primi francescani per 100 anni cercano di mantenere questa genuinità originaria, poi come sapete il Papa 100 anni dopo stabilisce che almeno i conventi, almeno le terre circostanti, almeno l'abito, almeno il denaro per la sussistenza doveva essere di proprietà, però per loro era questo, no? E quindi diciamo che, se vogliamo ragionare in termini attuali, la destinazione universale dei beni precede quella privata. Allora vi faccio vedere, ultimamente Luigino Bruni ha scritto un articolo che riprendeva un pochettino un discorso che si faceva con questi giovani di Economio Francesco, che tutto lo scorso anno hanno voluto riflettere in una Economio Francesco School, una riunione mondiale che si teneva tutti i mesi, un mercoledì al mese, con degli studiosi un po' provenienti da tutto il mondo che interagivano con alcuni di questi ragazzi che erano magari dottori di ricerca, ricercatori universitari, giovani studiosi, e la scuola era incentrata sullo studio dei beni comuni, no? E allora Bruni scrive, no, col terzo millennio siamo entrati nell'era dei beni comuni. Se continuiamo a sentirci proprietari e padroni della terra, dell'atmosfera, degli oceani, riusciremo solo a distruggerli. Dobbiamo presto imparare a utilizzare i beni senza esserne padroni. Dobbiamo velocemente apprendere l'arte dell'uso senza proprietà, l'arte di Francesco. E se fosse l'economia del sine proprio quella dell'era dei beni comuni, sarà quella di Francesco l'economia in grado di salvare noi stessi e la terra? È una grossa provocazione, però diciamo che questi studiosi, che hanno, uscirà presto un libro proprio sui temi trattati in questa scuola, proprio perché l'argomento dei beni comuni, su cui l'unica donna a vincere il premio Nobel sull'economia per tanto tempo, poi l'anno scorso c'era anche stata la Duflo con suo marito e un altro studioso, ma era stata Elinor Ostrom nel 2009, proprio sul tema dei beni comuni. E il tema dei beni comuni adesso è studiato proprio perché, non so se sapete, ma nel 68 uno scienziato, Garrett Hardin, aveva scritto un saggio che è diventato molto famoso, La tragedia dei beni comuni. Allora di lì anche tanti economisti, riprendendo anche degli studi precedenti, avevano un po' approfondito che cosa si può fare, no? Perché per bene comune si intende quel bene che è, diciamo, si dice rivale, ma non escludibile, nel senso che tutti ci possono, invece il bene pubblico è non rivale, non escludibile. La strada, la piazza, io ci vado, tu ci vai, ci andiamo tutti, non c'è problema. Il pascolo, l'esempio che fa Hardin nel suo articolo, se noi siamo vari allevatori e dobbiamo sfruttare un pascolo comune, ognuno di noi avrà vantaggio ad aggiungere una mucca in più che va a pascolare, e il vantaggio che noi
abbiamo è sicuramente maggiore della diminuzione di erba da consumare da parte di tutti. Però a un certo punto l'erba finisce e, come è successo nell'isola di Pasqua che hanno distrutto tutti gli alberi, come sta succedendo per il pianeta, no? Quella che ci stanno raccontando i vari scienziati, David Attenborough, in quel famoso documentario che è uscito ultimamente su Netflix sul futuro del pianeta, tutti questi, ma gli stessi giovani dei Friday for Future, dicendoci non c'è un pianeta B, ci stanno dicendo loro con i cartelloni e, diciamo, l'irruenza dei ragazzi, ma gli scienziati ce lo stanno dicendo con i numeri, dandoci anche delle precise date di scadenza del mondo se non torniamo indietro. Allora questa ci sembrava proprio una categoria di grandissima attualità, no? Da riprendere e da attualizzare. Anche io, per esempio, in quel dottorato che lui vi accennava, ho proprio fatto una proposta anche di didattica, no? di programmi delle scuole, e dicevo forse bisognerebbe ribaltare i programmi e cominciare a insegnare dai beni comuni e poi i beni privati, dicendo che noi siamo prima utilizzatori dell'oceano, del prato sotto casa, del vaccino e poi del mio cellulare, perché se noi ragioniamo in senso opposto arriviamo sempre che quando arriviamo ai beni comuni a scuola non c'è più tempo perché è finito l'anno, è finito il programma, ma invece nello sfruttamento arriviamo ai livelli attuali. Quindi questo mi sembra un insegnamento di Francescani di grandissima attualità. Voglio fare un passo in più in questo momento con voi perché un altro ambito in cui i francescani sono stati grandissimi innovatori, no? Luigino Bruni sottolinea sempre che i francescani dell'osservanza, questi del secondo, diciamo del dopo Francesco, sono stati dei fuori classe, dice, se ci fosse stato in quei tempi avrebbero vinto il premio Nobel, perché Duns Scoto hanno teorizzato. Ed è paradossale, no, anche un pochettino, che un movimento nato dall'altissima povertà sia stato generatore dell'economia, perché i francescani del secolo dopo Francesco, 1458 Ascoli, primo monte di pietà, no? I monti di pietà sono le prime banche, no? Banche fatte per prestare denaro agli indigenti, e vediamo dopo, no? Bernardino da Feltre. Bernardino da Feltre, che voi sapete, no? Come nasceva un monte di pietà? Dai cosiddetti quaresimati. I frati predicavano per tutti i venerdì di Quaresima, predicavano digiuno, e poi il Venerdì Santo si invitava a portare il proprio contributo per la costituzione di questo monte, no? Che era proprio un monte di denaro, cose, investiti, tant'è che gli investimenti pare che vengano proprio da questi beni conferiti. E poi, appunto, Bernardino da Feltre e Marco da Montegallo contesa sul fatto se si dovesse prestare interesse oppure no, perché vi ricordate come c'è stata questa lotta contro l'usura, ovviamente, però Bernardino era dell'idea che un piccolo interesse andasse chiesto, perché serviva per mantenere il monte, perché invece Marco da Montegallo era per la gratuità del prestito. Però che cosa diceva Bernardino? Se tu lo lasci gratuito per andare avanti, questo monte avrà bisogno di qualcuno che ne fa il garante, e questo qualcuno sarà sicuramente un signore
potente che poi se ne appropria e non è poi più il monte dei poveri, ma il monte del Signore che ne diventa il garante, no? Allora, e guardate che bello, no? Bernardino da Feltre che come motto del suo monte sceglie non preferite il mondo, ma abbi cura di lui. La frase che il samaritano dice al mercante quando gli lascia la vittima, diciamo, che ha trovato per strada da curare, no? Quindi ecco, questo, no? Ci faceva riflettere anche, ricordo quest'estate abbiamo fatto una summer school con i giovani di Economio Francesco e dicevamo con alcuni di loro, c'era uno di loro che era quasi impaurito, no? Perché aveva vinto un posto di lavoro alla banca, come si chiama quella di Francoforte, la banca centrale europea, no? Ecco, e lui diceva, ma io devo andare a lavorare in mezzo agli squali, no? Però noi lo incoraggiavamo, gli dicevamo, ma ricordati che è lì che tu devi portare l'economia di Francesco, perché i francescani in quel tempo hanno innovato facendo banche diverse, e se voi pensate, non so, alla banca etica, ma comunque anche alle banche di credito cooperativo, a queste banche che comunque hanno uno sguardo di attenzione alle persone. Io l'altro giorno facevo una lezione con dei ragazzi di scuola e gli dicevo, ma voi potete votare? Erano tutti minorenni, no? E loro dicevano, no, solo qui a scuola, ma per i rappresentanti di classe, ovviamente, no? Dicevo, voi potete votare, no? Da insegnante di diritto mi stavo squalificando, c'era l'insegnante che mi aveva invitata, io ero su Zoom, no? E vedevo che mi guardava, dice, cosa sta dicendo questa sovversiva? Dico, sì, voi avete un importante strumento di voto anche se siete minorenni. E lo sapete, ce l'avete anche voi, anche se siete maggiorenni. Qual è lo strumento di voto che avete? Il portafoglio, no? Il portafoglio è uno strumento di voto importantissimo, perché con il vostro portafoglio voi potete operare delle scelte quotidiane importanti, no? Proprio andando a selezionare quel prodotto, dicevamo con qualcuno, adesso si è più sensibili a queste cose. Pensate a tutto il cancan che è uscito sull'olio di palma qualche anno fa. Noi adesso assolutamente, se non c'è scritto senza olio di palma, il biscotto non lo compriamo. E guardando le etichette, noi possiamo essere più sensibili a, ecco, non so, dicevamo, certo, il supermercato è comodo perché io vado e tiro su di tutto, però quella volta andare a comprare in quella bottega che sai che fa quel tipo di prodotto, che seleziona quel tipo di grano, ecco, questo è anche un modo. E le banche, no? Io facevo, siccome i ragazzi, quando prima dicevi non prendere, lasciamo da parte il cellulare, appena la professoressa dice lasciate da parte il cellulare, loro sono già lì così, no? Che, e poi lo girano e poi gli cade. Allora gli ho detto, senti, ce n'era uno che ce l'aveva di così, guardate. Dico, senti, ti cade, ma prima che ti cada, prendilo un attimo e vai un po' a vedere cosa c'è scritto, cosa viene fuori se tu digiti su Google banche armate. Se tu digiti su Google banche armate ti viene l'elenco delle banche italiane che e adesso è un argomento di grandissima attualità. Cioè io penso che se aprissimo un dibattito oggi diremmo quanti di noi sono perplessi sull'utilità di mandare delle armi a dei ragazzi che non sono neanche capaci di tenerle in mano davanti. E comunque, cioè, di quanto io non ho dormito tranquilla finché con papà non abbiamo deciso di spostare i soldi da una banca dove li avevamo a un'altra che ci garantisse un certo tipo di investimento, perché comunque
io in qualche modo sono complice, e quindi è vero che mi costa fatica riflettere, andare, però diceva il professor Becchetti un giorno, quando abbiamo fatto questo lavoro con dei ragazzi, loro mi sollevavano un po', ma cosa cambia? Dice, cambia che se tu vai ad aprire un conto in una banca, te lo apre l'impiegato di turno. Se tu vai e dici voglio chiudere il conto, come minimo esce fuori il direttore, dice ma no, ma guarda, ci ripensi, noi le facciamo la condizione, perché comunque è, e se lo facciamo in massa, e in questi giorni è di attualità, perché noi vediamo che quando aprivano, facevano queste zoomate nelle case degli ucraini, era tutto benetta, cioè, non, insomma, siamo anche noi presenti in quelle case, no? Quindi è comunque qualche cosa che ci viene insegnato da lontano, no? Che tipo di banca facciamo? Ecco allora l'attualità di questa. Allora, torniamo solo un attimo velocemente a Genovesi, adesso faccio fare una più o meno a metà, perché così riprendiamo solo quella cosa che prima non mi veniva bene di dire, ma ecco ancora più su. Ecco, allora, vi ricordate la domanda iniziale? Ecco, vai ancora una? Ecco, perfetto. Allora, vi ricordate la domanda iniziale? È sufficiente il tipo di uomo che ci ha proposto? Siamo proprio a livello antropologico, no? Diciamo che tutto l'impianto dell'economia classica studiata nelle università, nelle business school, si basa sull'homo homini lupus, detta in breve, di Hobbes. Ecco, perché ci piace proporre Genovesi come capostipite di una visione diversa di economia? Perché quando lui dice studiatevi di far felici gli altri, è legge dell'universo che non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri, lui parte da una visione di uomo che è non homini lupus, ma natura homini amicus, cioè noi siamo proprio, dobbiamo vedere l'economia cambiando completamente gli occhiali. Allora poi leggi, gli stessi, l'altro giorno facevamo con degli studenti la teoria dei giochi, no? La teoria dei giochi è il dilemma del prigioniero, è proprio una classica dinamica di rapporti basati sull'interesse individuale. Però ti blocchi, cioè diventa un dilemma, stai sempre alla soluzione non ottimale, ma quella giusta che raggiungi ragionando in maniera egoistica. Se si comincia a ragionare con una razionalità del noi, riesci a salire all'equilibrio superiore, no? Allora, questo volevo farvi vedere, no? Che andiamo ancora avanti di una, ecco, dove lo prende? Lo prende da Tommaso, che dice, troviamo nell'uomo un'inclinazione verso il bene, che è vivere in società seguendo le virtù, e lui dice come insegna Aristotele, ecco il filo, no? Aristotele, Tommaso, tutto diciamo l'umanesimo civile fino a noi porta questo filo. Andiamo avanti ancora, ecco la novità per cui anche Genovesi si è rischiato il posto di teologo, è andato a finire a fare l'economista, Newton, no? Lui, anche Newton ci ha messo nei suoi studi e dice perché l'uomo è mosso da due forze, non da una sola, l'amore per l'altro e l'amore per sé, ed è dall'equilibrio di queste due forze che nasce il rapporto di mercato. E questa parola fondamentale
dell'economia civile, che è la reciprocità e che si collega anche all'altra parola fondamentale, che è la fiducia. Ecco, la fiducia che poi sarà la base dei beni relazionali, che vi racconterà poi Licia Paglione nella prossima puntata. Ecco, finito.